Un'altra brutta domenica per il Città di Messina, battuto in casa dalla Vibonese. Un inizio che sembrava favorevole per i padroni di casa, passati in vantaggio con Camarda al quarto minuto del primo tempo. Al 21esimo il raddoppio con Barancato, che sembrava aver deciso la partita. Ma è sul finale del primo tempo che si inizia a subodorare aria di rimonta per i calabresi, che con Allegretti al 39esimo sigla il 2-1. Il secondo tempo comincia con un brutto colpo per i locali, che al quarto subiscono il pareggio grazie al raddoppio per la Vibonese siglato di nuovo da Allegretti. Al 12esimo poi i siciliani perdono Parachi, espulso per doppia ammonizione. Il Città di Messina resta dunque in inferiorità numerica. Sarà al 38esimo che si materializzerà la sconfitta dei padroni di casa, l'ennesima maxi beffa. Sul lancio apparentemente innocuo c'è lo svarione della difesa di casa, che consente a Cucuzza di involarsi verso Fazzino e di batterlo con un destro preciso. Per il Città di Messina dunque ennesimo risultato negativo della stagione ed ennesima sconfitta interna. La squadra di Panarello resta a quota 16 punti in classifica e viene scavalcata proprio dalla Vibonese. Domenica prossima confronto esterno con l'Orlandina.